benvenuti all'88esima festa dell'uva di Soave. Io vi do un calorosissimo benvenuto veramente in questa nostra grande festa che ci attendiamo ogni anno, che per noi insomma è molto importante. Come potete ben sapere, l'uva è il nostro grande orgoglio, è il nostro grande prodotto che poi genera nei prossimi mesi il grande vino Soave che ci da famosi insomma in tutto il mondo e ci porta veramente in giro per tutto il globo. Quindi questa è la festa che festeggia la fine di tutto un lavoro da parte dei nostri contadini e di tutte le aziende che poi girano attorno al prodotto. Ma non è solo la festa dell'uva. Soave abbiamo sempre cercato di presentarvelo nella sua totalità, nella sua bellezza, perché Soave, vi ricordo che è anche arte, è anche musica, è storia, e tante cose. Quindi vi invito a fare due passi anche magari fuori. Il marito che presenterà gli illustri ospiti che ho alle spalle e che vi saluterà ovviamente, vi augurerà una buona giornata. Grazie a tutti dalla Provoco di Soave. Grazie a Demetrio Viviani, presidente della Provoco, a cui va il nostro ringraziamento per l'organizzazione di questo evento. Dicevamo ieri che era tutto pronto e che se il tempo ci dava una mano avremmo veramente saputo accogliere i turisti che oggi hanno scelto di essere qui a Soave. Quindi veramente un grazie di cuore alla Provoco e a tutti quanti che hanno collaborato per l'organizzazione di questa 88esima festa dell'uva. Un grazie anche da parte mia alla banda che è sempre presente, un saluto alla Contrada di San Giorgio, mio amico, anche per aver dimostrato con i fatti quello che è lo spirito vero del Pug, giocare in amicizia, scontrarsi, ma per costruire un qualche cosa tutti quanti insieme. Oggi siamo qua numerosi, ringrazio i colleghi sindaci che sono intervenuti, quindi ringrazio il sindaco di Montechia, di Cazzano, rappresentante del comune di Monteforte, il consorzio Colognola e Colli, che è proprio qua che non lo vedevo, il consorzio Tutela Vini, tutti quanti gli amministratori del comune, ringrazio la Coldiretti che è qui con noi, il presidente della provincia di Verona, Antonio Pastorello, a cui poi lascerò il microfono, e il nostro parroco che è sempre presente, oltre alle forze dell'ordine con il comandante della tenenza del guardia di finanza e il comandante della caserma dei carabinieri di Soave. Festa dell'uva, momento importante in cui andiamo a raccogliere i frutti di un anno di lavoro. Con la presenza così numerosa siete testimoniare quella che è la vicinanza di tante persone al nostro piccolo borgo medievale. Piccolo borgo ma che ha una grande storia, quindi diceva prima il Presidente, legata sicuramente al vino, ma legata anche a quella che sono i valori del borgo medievale di Soave. Il Presidente della provincia con il quale da due anni collaboro grazie al mandato che mi ha assegnato. Grazie, buona serata a tutti, grazie Sindaco, grazie Presidente della Provoco, a tutti i cittadini. Ecco, io sono veramente emozionato oggi perché sono qui, guarda Sindaco, non c'è neanche un posto fino all'entrata di Soave, strapieno. Allora, perché succede questo? I miei amici hanno fatto alcune esternazioni positive sull'economia. Io non voglio parlare di economia, io vorrei parlare di amicizia, di solidarietà, del modo di lavorare insieme. Io sono qui per dire Sindaco, grazie innanzitutto perché fra poco sono 10 anni e se non viene modificata la legge, per una legge stupida, perché in qualche parte magari persone stanno lì 30-40 anni a scaldare la sedia, quando ci sono sindaci eccezionali, seri, corretti, che hanno il rapporto umano con la gente e che danno delle risposte quotidiane,
alle mille occasioni che abbiamo per intrattenere i nostri ospiti. Arrivederci a tutti, grazie.